Benvenuti al punto, la trasmissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria dove incontriamo i consiglieri regionali per affrontare problematiche, comunque argomenti che riguardano la politica ma anche e soprattutto l'amministrazione regionale. Salutiamo Paolo Brutti dell'Italia dei Valori che è anche il Presidente della Commissione d'inchiesta antimafia e tossicodipendenze. Salutiamo anche Massimo Mantovani Buongiorno. del nuovo Centrodestra, capogruppo e vicepresidente della seconda Commissione consigliare. Allora, abbiamo qui Paolo Brutti, Massimo Mantovani sempre molto attento alla questione sicurezza. e Apriamo con questo argomento un tema sempre più di grande attualità e qui ci riferiamo a diverse sfaccettature del concetto, dalle infiltrazioni mafiose fino alla tossicodipendenza, allo spaccio di sostanze stupefacenti, per arrivare a un altro pericolosissimo fenomeno che è quello della ludopatia, che poi sono tutti fenomeni che possiamo raggruppare proprio nel, nel nome di questa commissione di inchiesta che è antimafia, appunto tossicodipendenze. Qual è lo stato dell'arte, senatore? Lo stato dell'arte è di grandissima preoccupazione, perché la diffusione della droga oramai non è più neanche una, una cosa di cui si sta discutendo, è vasta... È, impegna una parte cospicua quasi maggioritaria della, della nostra gioventù, eh, sostiene uno spaccio che ha, non ha proporzioni uguali in nessuna città d'Italia addirittura eh, e comunque in nessuna città delle dimensioni di Perugia, ecco diciamo, e c'è un primato sui morti per Overtose che rimane, rimane, sia pure con i dubbi che sono stati espressi sull'accuratezza con cui vengono misurati questi parametri altrove, quindi il, il fenomeno della droga ha mantenuto e mantiene tutta la sua estrema pericolosità e sarebbe sbagliato eh, dire che stiamo facendo grandi passi in avanti, stiamo riconquistando parte del territorio perché la polizia finalmente si è messa a lavorare sul serio e c'è cioè questo strumento dell'allontanamento degli spacciatori che ha un effetto, che ha un effetto importante. Sull'altra questione della ludopatia invece si sta facendo molto poco e lì noi assistiamo al fatto che avendo, come si dice, legalizzato il gioco d'azzardo, questa legalizzazione ha portato a una diffusione di massa del gioco d'azzardo che prima non c'era. Prima per giocare d'azzardo devi andare al casino, adesso basta che vai al bar sotto casa. O dal tabacchino e giochi d'azzardo e giocano d'azzardo anziani, giovani, donne, uomini. In Umbria 3 milioni al giorno pare che sia la spesa che viene fatta sul, sul gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle slot machine, che sono un'organizzazione della quale predicare bene è molto difficile perché le slot machine sono in mano a grandi organizzazioni. Servono anche alla. Servono, sicuramente, sicuramente, per come funzionano. Basta pensare al fatto che si comperano delle fiche, diciamo così, e poi queste fiche possono essere cambiate al banco, è naturale che se uno ha un po' di denaro, come si dice, da riciclare, quello è uno degli strumenti fondamentali. E tutti stanno a guardare a questa cosa senza operare in nessuna, allora, in nessuna le maniera. Le soluzioni ci entriamo tra poco, ecco questo, questo primo intervento, questa panoramica no? del, del fenomeno, del problema Mantovani, preoccupante, come sottolineava Brutti ma sì, io credo che si possa sottoscrivere quanto già detto dal collega, perché il fenomeno è di tale evidenza che oramai la conoscenza eh, dei dati e delle cifre e, appunto ci testimonia che è uno dei problemi del nostro tempo. Ora, credo che questo aspetto come altri aspetti abbiano bisogno certamente di un intervento da parte delle istituzioni in primis, delle forze dell'ordine a tutti i livelli in seconda battuta, ma in realtà è come la droga eh, che è stata definita a suo tempo il male oscuro, io credo che mh, ci debba interrogare sul nostro modello di sviluppo. Nel senso che io penso che siamo in una piena fase decadente, spero ancora non decaduti, in molta parte degradata. E credo che ci dobbiamo interrogare dal punto di vista culturale, antropologico, sociologico del perché ci sia questa, appunto questo degrado. Quindi il problema è, è, è profondo. E sicuramente è spiegabile con quella che è stata la nostra storia negli ultimi 50 anni, però questo naturalmente ci deve servire da semplice piedistallo. Occorrerebbe, tra virgolette, una rivoluzione culturale, perché fenomeni come, si diceva poc'anzi, anche la criminalità giovanile, Basta vedere quello che succede nelle scuole, nella scuola primaria fino alla terza media, per capire che poi tanti ragazzi e ragazze potranno essere soggetti a questo problema. E io credo quindi che occorra una forte volontà in ambo i sensi che, di cui ho parlato, sia quella del controllo e della repressione per un aspetto, ma anche di ricentrare un po' un discorso su... Eh, alcuni valori e alcuni esempi. Allora, eh, qualche settimana fa poi il fatto arrivò sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, della stampa nazionale, alcune affermazioni Possiamo definirlo dell'ex prefetto Reppucci, no? che puntò sostanzialmente il dito sulle famiglie in eh, tema di tossicodipendenza, tra le altre cose, sembra che entro fine mese dovrebbe arrivare il nuovo prefetto a Perugia. Quindi famiglie, scuola, eh, istituzioni, politica. Senatore Brutti, da dove partire per fare questa rivoluzione, in un certo qual modo culturale, di cui parlava Mantovani adesso? Certamente dal terreno dell'istruzione la scuola è importantissimo fare un'operazione capillare sin dalla più tenera età, insomma, dalla scuola media sicuramente, per mettere i giovani di fronte al rischio che stanno correndo incontrando o avvicinandosi alle sostanze, alle, alle sostanze che, hanno, che hanno psicotrope, come si, come, come si dice. Ma questo non basta, perché eh, naturalmente... Eh, c'è purtroppo la facilitazione nell'accesso a queste sostanze. E se noi non riusciamo. Repucci dov'è che commette un errore? Repucci commette un errore quando dal suo ruolo, quello cioè di direzione strategica dell'operazione di, di di contro la criminalità e di, di contrasto alla, per esempio allo spazio della droga, lui passa invece ad un'analisi di carattere puramente, tipicamente sociologico. Da parte del prefetto uno si aspetta invece che lui parli dell'azione di contrasto e io sono dell'opinione, mi sono convinto col tempo, eh, partendo anche da posizioni diverse da quelle che ho adesso, perché sono stato per, lungo periodo, per un lungo periodo di tempo fautore dell'idea che fosse necessaria la liberalizzazione del consumo di queste sostanze. Oggi invece mi rendo conto che ehm, il consumo di sostanze stupefacenti, di alcol, è finalizzato esclusivamente allo sballo, cioè al raggiungimento di una condizione di divertimento estremo, che mette a rischio anche la vita. Di fronte a un fatto di questo genere, eh, qui non, siamo più, non ci sono più aree culturali, cose. Qui noi dobbiamo rompere questa catena. E quindi l'azione di contrasto molto forte deve essere fatta. E io sono molto preoccupato perché sì, Terre diceva: ci sono delle mamme che vengono e mi dicono: Ma il figlio mio ha fatto una canna, che cosa problema sarà mai? Beh, effettivamente se passa l'idea che farsi una canna. E c'è una legge appena fatta dallo Stato che dice appunto che farsi una canna tutto sommato non è un grande problema. Beh allora noi cominciamo una strada che è una strada completamente sbagliata. Qui in mezzo non ci si può stare. O si sta dalla parte che tutto è lecito o si sta dalla parte della repressione. Io in questo momento mi colloco dalla parte della repressione perché sento che questo è il momento nel quale bisogna fare questo sforzo. Sì, io credo che bisogna comunque riaffermare alcuni paletti e alcuni limiti non valicabili, perché mh, altrimenti si rischia eh, una deriva sempre progressiva e non si capisce più ciò che è eh, illecito dall'illecito e quello che è bene per se stessi oltre che per il prossimo e quello che è male. Quindi occorre eh, rimettere dei limiti ben precisi. Eh, ovviamente questo non basta, occorrono tutta una serie di misure che possano contribuire naturalmente a una non incentivazione al consumo eh, di stupefacenti oppure altre forme di... Devo dire che lo Stato è anche abbastanza ipocrita da questo punto di vista perché si vede incentivare anche per televisione alcuni giochi, alcune lotterie, naturalmente poi velocemente si dice che eh, il gioco può ehm, generare la Dipendenza. cosiddetta ludopatia, eccetera. Quindi c'è anche questo ruolo un po' ambiguo da parte della massima istituzione Beh, che è lo Stato. È un bel introito per lo Stato, eh, quello, che, quello che proviene diciamo, no, dalla, sì, dal eh, gioco. Certamente sì, è un bel introito, ma non è con quello che risolviamo i nostri problemi, ammesso certo, che certo. Voglio se si creano più magari a esatto, livello di spese nel, nel, in ambito sanitario. No. Il disadattamento certo. o addirittura forme peggiori, eh, appunto derivanti da questa deriva credo che poi rappresentino un costo sociale ma non è questo il punto ovviamente da cui partire perché questa semmai è una conseguenza quindi da questo punto di vista eh, va centrato comunque anche il ruolo della famiglia perché la famiglia non può delegare alla scuola o a altre forme di mh, presenze sociali quali associazioni il compito principale dell'educazione dei propri figli. Io credo che a tutti i livelli, dal punto di vista pedagogico-didattico, quello che rimane più nel profondo dei figli o dei ragazzi comunque sia l'esempio. Sembrerà un'immagine retorica o comunque sorpassata, ma io ci credo, perché poi ho notato anche da insegnanti a distanza di anni che alcuni esempi positivi sono rimasti impressi, così come anche eh, esempi negativi. Il primo esempio comunque deve eh, scaturire ne, nell'ambito della cioè, famiglia. Cioè, cioè. Quindi scuola, famiglia, insomma, abbiamo, chiudiamo questo argomento con 30 secondi eh, sia Brutti sia Mantovani. Quale, quale dovrebbe essere il primo intervento? Ecco, la, la medicina, no? La, la, la famosa medicina eh, passando per la repressione, passando per la gestione del fenomeno, eccetera. Ma quale può essere in 30 secondi davvero, prima brutti, poi Mantovani, poi cambiamo argomento? Sulla ludopatia, tanto per utilizzare questo tempo su un argomento che ne, di cui abbiamo parlato poco, sulla ludopatia, siccome la ripetizione dell'atto che determina poi eh, la, la sua azione, è necessario che quest'atto non si possa ripetere, che i giovani non possano accedere. Quindi uno strumento per l'identificazione della persona che entra nella sala giochi o si avvicina alla macchinetta, uno strumento per, far, per azionare la macchinetta. La quale si azioni per un periodo di tempo limitato, diciamo, mezz'ora si gioca e due ore si sta fermi. Mezz'ora si gioca e due ore si sta fermi. Già questo Come potrebbe costituire. Diciamo, ti già, già questo potrebbe servire a dissuadere e anche a rendere meno facile l'accesso. Insomma, eh, difficoltizziamo un po' questo, questa strumentazione, se la vogliamo reprimere. Prima è stata detta una cosa: no? eh, lo Stato ci guadagna, ma guadagnava anche con le case di tolleranza. Eppure sono state abolite, no? qui noi siamo di fronte all'enocino organizzato dal al gioco d'azzardo di Stato, questo non, non è una non cosa pensa, moralmente accettabile. A non pensa che invece di abolire le si possano riaprire anche le case di tolleranza? E eh beh, questo è il rischio, certo, la crisi potrebbe portare anche a questa forma di accesso. Qualcuno al... che ha usufruito di questo servizio eh, prima del 1958, quando fu chi, eh, che furono chiuse dalla legge Merlin. Dice che tutto sommato svolgevano una funzione sociale importante. Noi, la mia generazione non, non, non può avere diciamo conoscenza di questo e quindi la, comprovare se questa affermazione sia una battuta. Mantovani, quale sarebbe il primo intervento per risolvere il problema della tossicodipendenza, della, della ludopatia? Controlli da parte eh, sia delle famiglie, sia della scuola, sia ovviamente delle forze preposte e soprattutto non consentire che le cose che si possono fare a 18, 20, 21 anni, quando la personalità è abbastanza formata, si affrontino a 13, 14, 15 anni. In discoteca, a 14 anni, ci si può andare solo occasionalmente, non tutte le sere o meglio tutte le notti. Perché a 14 anni i ragazzi non sono strutturati... Beh, il problema è della famiglia però è in questo eh, caso. Certo, io, chiaramente per quanto riguarda... Eh, Oltre 18 anni magari no, però sotto 18 anni... Eh, ma io mi porrei il problema se è giusto votare a 18 anni o ritornare a 21. Ehm, Brutti, è un problema di eh, diciamo, gestione politica amministrativa di una città il, eh, diciamo, la gestione ecco, della sicurezza dei cittadini, cioè se governa un centro-destra o un centro-sinistra, cambiano le cose in una realtà, flash davvero per tutte e due. Eh. L'importante è che si governi. Il riferimento a Perugia mi sembra logico. Il no, no, no. riferimento a Perugia: prima non si poteva parlare con il, con il sindaco Boccali, non si poteva parlare di queste cose, con la chiarezza con cui ne parliamo adesso. Perché si sottintendeva che dicendo che a Perugia c'era il fenomeno diffuso, questo significa che l'amministrazione non aveva saputo fare. Invece, non era così. Ma diciamo adesso con il nuovo sindaco che non ha la responsabilità. Siccome l'amministrazione ha poteri in questo, in questo campo, ha veri poteri in questo campo, lui li eserciti e se non li esercita glielo spiegheremo cercheremo di dirgli in che direzione deve andare perché effettivamente sulla testa dei sindaci sta il fatto di un'organizzazione della città nella quale si possa vivere la città dei drogati non è una città è in previsione un'audizione è in previsione, incontreremo il sindaco di Perugia sì, la settimana prossima per discutere appunto di queste cose e soprattutto di una questione dare un segnale che Perugia non è la capitale della droga. Montovani, se andiamo è, avanti così. È cioè, è, diciamo è legato alla gestione ah, Le amministrazioni comunali devono per forza avere un ruolo di regia insieme a prefettura, forze sì, dell'ordine sì, sì, e sì, altri sì, soggetti il sindaco ha Devo, potere per forza anche eh. perché eh, in materia di chiamiamolo di ordine pubblico lui certo, è il una responsabilità ben precisa, ma anche, non solo per questa responsabilità, ma perché rappresenta la massima istituzione cittadina. Quindi anche e soprattutto in questo campo il, il sindaco deve l'amministrazione deve assolutamente avere un ruolo fondamentale nella regia degli interventi tanto preventivi e quindi tutto il capitolo che allora, abbiamo detto prima quanto del controllo e della repressione. Cambiamo argomento e ricominciamo da Mantovani. Eh, altro diciamo, argomento importante all'interno del dibattito dell'Assemblea legislativa prenderà il via proprio in questa settimana in Commissione Statuto, ma se ne parla a livello di mass media ormai da diverse settimane, da diversi mesi, è la legge elettorale, cioè il metodo con il quale si andrà a votare il prossimo anno per le elezioni regionali. È già appurato che da 30 si passa a 20 consiglieri rispetto quindi all'attuale. Composizione del Consiglio c'è un vistoso calo del numero di rappresentanti che si daranno a Palazzo Cesaroni. Ecco, qual è l'approccio diciamo, di, di due esponenti politici di lungo corso, come Mantovani e Brutti, su questo argomento? Mantovani: molto velocemente, io credo che 20 consiglieri più il pre, presidente. presidente e con cinque assessori abbiano delle forti difficoltà a governare una regione. Proprio perché le regioni o grandi o piccole eh, comunque hanno le stesse funzioni. Adesso vedremo con la riforma del titolo V che cosa rimarrà o riprenderà la regione dalla provincia, che cosa rimarrà esattamente e che cosa sarà naturalmente compito dello Stato. Però credo che ci, sia, ci sarà qualche difficoltà, eh, probabilmente si è ecceduto nel passato e da qui la legge nazionale che ci ha portato ad avere 20 consiglieri anziché 30, quando nella legislatura 2000-2005 si votò in quest'Aula, io non ero presente, che il Consiglio regionale fosse formato da 36 eh, consiglieri più il Presidente più un massimo di 10 assessori, il che significa 47 persone una deriva anche in quel caso che poi ha portato lo Stato naturalmente a restringere, ma a restringere troppo. Evidentemente la, la legge regionale in questo stato di cose, cioè i 20 consiglieri, dovrà essere molto equilibrata per garantire naturalmente... La veridicità ehm, di chi deve essere eletto, noi siamo per il doppio turno e quindi il doppio turno è sicuramente garanzia che il 50 e qualcosa più eh, degli elettori vota per eh, il proprio governatore. Eh, dovrà essere garante della rappresentanza delle articolazioni politiche che esistono ovviamente o civiche che esistono nel, in Umbria e anche uno sguardo alla rappresentatività dei territori. Coniugare questi tre elementi in una ehm, legge elettorale fatta bene credo che sia molto impegnativo ma non impossibile. Eh, naturalmente dovremmo guardare il tutto con un occhio abbastanza istituzionale per capire ciò che serve all'Umbria e un po' meno a quelli che sono comunque i fisiologici diciamo, eh. egoismi dei vari schieramenti o partiti. Brutti. Mantovani ha posto un problema implicitamente, cioè quello delle piccole regioni. Eh, non c'è dubbio che le piccole regioni non funzionano, perché sono come i piccolissimi orologi, no? gli ingranaggi sono sempre gli stessi, però naturalmente la dimensione della regione rende difficile il, il funzionamento di macchine così complicate. Quindi è arrivato il momento di discutere del superamento delle regioni così come sono state pensate e di ridurre il numero delle regioni in maniera tale che ogni regione abbia una potestà, una forza, una capacità di intervento che la metta in paragone, in parallelo con l'Europa, senza essere schiacciati come può essere la regione, il Molise, immaginiamoci la, la capacità legislativa del Molise o anche quella della regione dell'Umbria, diciamocelo francamente. insomma. Eh, secondo me questo è il, tema, è il tema che deve essere posto, io spero che eh, Renzi lo, lo, lo ponga. Sulla questione elettorale, io la vedo in maniera simile a quella di Mantovani. Se una forza politica supera il 42%, una forza politica o una coalizione supera il 42%, ottiene il 60% dei seggi. Significa questo che se superi il 42% hai in Umbria il 12 consiglieri regionali. Se non lo superi, doppio turno, non c'è dubbio su questo, se non lo superi, dovrai trovare un modo per accedere al premio di maggioranza con una forma che, siccome oggi il sistema è tripartito, Diversamente da quello che era nel passato, col sistema tripartito al doppio turno diventa una necessità. All'interno di ogni singola coalizione, naturalmente, la ripartizione dei, dei seggi che avvengono deve avvenire con un sistema puramente proporzionale, niente trucchi e niente inganni. Se c'hai i voti li prendi, se non c'hai i voti non li prendi. Invece, oggi si sente parlare di sistema DON'T, sistema DON'T corretto, che significa sostanzialmente che il Partito Democratico punta ad avere. Da solo la maggioranza del Consiglio regionale. 10 consiglieri più il presidente. Questo non è consentito dalle, dalle regole che dicono che se vuoi 10 devi avere, avere la forza di avere 10 consiglieri. Non te li può dare il sistema del conteggio. Il sistema. Per, per questo motivo io credo che sarà una discussione molto aperta e molto. Allora, Andaremo a vedere perché è una discussione in atto in questi giorni in Consiglio regionale. Eh, sì, proprio oggi oggi stiamo registrando questa trasmissione. Oggi è lunedì è 14 luglio, stiamo registrando eh, stamattina questa trasmissione, quindi oggi eh, il 14 ci sarà proprio l'inizio il percorso in commissione e statuto presieduta dalla consigliera Andrea Smacchi. Eh, abbiamo il tempo per fare ancora due domande, soprattutto una uh, riflessione sulla mappa dell'Italia in crisi che oggi Pubblica il sole 24 ore, oggi ripeto lunedì 14 luglio, in cui, vabbè insomma al di là delle moltissime tabelle di, che vengono pubblicate, c'è quella finale di sintesi, le province in cui la crisi ha colpito di più dal 2007 al 2013 e troviamo Terni al settimo posto e troviamo Perugia al 58 posto tra le province italiane, su chiaramente 103 province italiane. Ecco, oh, c'è una spiegazione brutti no, per questa sì, differenza molto la marcata La spiegazione più naturale è quella che siccome la crisi ha colpito principalmente il sistema industriale, dove il sistema industriale è, ha una configurazione più tradizionale e più corposa, lì si sente di più la crisi. Quindi a Terni effettivamente per la crisi industriale c'è più, più difficoltà che non a Perugia. Però c'è anche da dire che Perugia eh, non può vivere di niente, Perugia non può essere una città di puri servizi e di puro terziario e una città di terziario. Pubblico e quindi non sentire la crisi per questo motivo, perché qualcuno poi la ricchezza che viene consumata dai sistemi del terziario la deve produrre. Allora forse qui c'è anche da dire che in Umbria, e in, 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 in provincia di Perugia, è accaduta una trasformazione del sistema produttivo industriale classico, con la frammentazione del sistema produttivo alla miriade di micro imprese, il lavoro dei terzisti, il lavoro degli artigiani che probabilmente loro sono andati in crisi senza che questa crisi diventasse visibile, come può essere la crisi della Terni o la crisi della chimica. Tutti la vedono e il sole 24 ore la registra, mentre la crisi decine, decine di decine e decine di piccole aziende, di lavoro a domicilio, di, ar di piccoli artigiani non la registra nessuno. E quindi, da questo punto di vista, c'è l'apparenza di una situazione di salute, quando invece tra il peso del terziario e la riduzione del sistema certo. industriale, siamo in una situazione di grandissima Alla, al, primo posto, al primo posto c'è Viterbo, poi Latina, Novara, Cosenza, Nuoro, Cagliari, Terni, che è al settimo, poi Messina, Grosseto, Reggio, Calabria, poi. Giù giù, diciamo chi sta meglio è Vicenza, le ultime tre sono Modena, Bolzano e Vicenza. Perugia si colloca a metà, possiamo dire, e questo lo fa anche in altre tabelle eh, riferite alla crisi come la casa, l'automobile, i beni durevoli, sui farmaci, i rifiuti, insomma, si colloca sempre eh, sostanzialmente a metà di questa graduatoria. Eh, Mantovani, parliamo di questo, parliamo di, di economia in questo caso, in un minuto e mezzo. Ma per quanto riguarda l'Umbria. Era presente anche il collega Brutti, la seconda commissione proprio nella settimana passata ha ascoltato i rappresentanti di Equitalia. Una riunione diciamo secretata, no? se, se, Beh, se vogliamo. c'erano dei dati se che ci comunque. può raccontare qualcosa magari. No, quello che naturalmente ho audito lo posso tranquillamente dire. E ci ha dato il polso dei loro interventi, cioè quante raiterizzazioni hanno fatto in Umbria, eccetera. Sono molte, molte decine di migliaia per quanto riguarda ovviamente tutte, eh, tutta la regione, con riferimento chiaramente alle imprese. Quindi il polso della situazione, al di là mh, voglio dire della classifica che abbiamo letto, è decisamente una situazione preoccupante, ma non completamente disperata, tenendo conto che ancora in Umbria. Il risparmio è, è mediamente buono rispetto alle altre regioni. Ora occorre lo stimolo, occorre che la politica e le istituzioni indichino qual è certo. chiaramente il modello di sviluppo. Io Sono molto altresì molto convinto, come diceva prima certo. il senatore Brutti, che il 2015 sarà l'ultima volta che noi votiamo per la regione Umbria così com'è. Cioè... Paio Regioni Ma non è più sostenibile nell'Europa delle regioni, tra virgolette. E che l'Italia abbia 20 regioni. È brutti sulla stessa linea di Mantuani, anche lei pensa così, mi pare. Eh, penso è... sì, ma quello che sta succedendo in è Francia: le regioni francesi stanno accorpando, persino in Germania stanno accorpando le regioni, dove il federalismo germanico-tedesco è molto diverso dal nostro, anche lì è molto più radicato. Anche lì si cerca di avere regioni dalla dimensione di 5 milioni di abitanti perché con meno di 5 mila abitanti che sono la dimensione di un piccolo stato, tu non sei in grado di fronteggiare l'Europa nelle grandi misure Brutti, che servono. Domanda, domanda finale domanda finale, insomma Così, uno, uno dovremmo avere i comuni mediamente insomma, sopra, tutti sopra i 15 mila abitanti assolutamente. Brutti, quante emozioni le ha dato la politica in molti anni no? di, di, di partecipazione attiva in diversi ruoli per me è stata una scelta di vita Devo dire, ho lasciato un'attività che mi dava grandissime soddisfazioni, che era quella della ricerca scientifica, avendo incontrato la politica e le due cose non sono potute andare insieme. E questo mi è sempre dispiaciuto molto. Ma alla fine ho scelto la politica perché la politica ti dà delle sensazioni, l'impressione di essere all'interno di meccanismi e anche un pochino di guidarli, anche se talvolta, insomma, forse guidarli non ci, non, non, non ci riesce a nessuno Mantovani, eh, lei di emozioni ne ha provate tante nella sua vita quando si lanciava, e l'ha fatto anche fino a poco tempo fa con un paragatute eh, al grido di Folgore insomma c'è qualche attinenza da quelle emozioni lì non quando ci si lancia perfetti, no? quando ci si lancia insomma eh, rispetto che ne so, a, a, a cose vissute in politica in tutti questi anni, ma io credo cioè che. il paracadute è un fascino come quello della politica, la sintesi è questa. Ma naturalmente c'è una differenza di, ca di carica adrenalinica tra le due esperienze, però si assomigliano perché la politica eh, ogni tanto si deve confrontare con gli elettori, con le elezioni e, e quindi. Eh, è un'esperienza che si rinnova e questo di sé per sé procura adrenalina e procura anche comunque il, la produzione di tante energie. Per me è stata una vocazione, credo naturale, per il pubblico, perché io arrivo alla politica dal mondo delle associazioni e naturalmente occorre avere un minimo di coraggio e da questo punto alcune esperienze fatte in gioventù mi hanno sicuramente giovato. Grazie per essere stati con noi, siamo fuori tempo. Volevo chiedervi altre cose, ma non abbiamo la possibilità, lo faremo magari in altre trasmissioni. Grazie a Paolo Brutti dell'Italia dei Valori e presidente della Commissione antimafia, commissione di inchiesta antimafia tossicodipendenze. Buon lavoro anche a Massimo Mantovani del Buongiorno. Nuovo Centrodestra, il capogruppo Grazie. e vicepresidente della seconda commissione consigliare. Grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento è la prossima settimana, arrivederci.